prima gli italiani, ripete il leader della Lega Matteo Salvini, ed è uno dei valori del Carroccio, assieme al contare in Europa più di quanto lo si è fatto sino ad oggi. Ma cosa vuol dire in questa terza repubblica essere e sentirsi italiani? Cosa è davvero l'identità? Se ne è parlato in un convegno organizzato a Bari, al quale hanno preso parte in qualità di coordinatore in pectore di Fratelli d'Italia Aereo Congedo, Paolo Pagliaro dell'ufficio di presidenza nazionale di Forza Italia e Fabrizio Fratus, ex dirigente di Fiamma Tricolore, oggi sociologo e scrittore. Siamo tantissime identità, quindi io sono per le piccole patrie in un'Europa dei popoli e questo è il futuro per tornare grandi. Quindi la nostra tesi è quella di portare avanti la specificità dell'identità e quindi creare una nuova sovranità in ambito territoriale. Identità dunque come appartenenza all'Europa, all'Italia, ma anche, si è detto, alla propria terra. L'essere italiano è un valore e oggi la Lega, ma devo dire l'intero centrodestra, sta riscoprendo il piacere di portare avanti questo valore altissimo che è l'identità. Noi vogliamo declinarlo anche in maniera più localistica, cioè collegandoci anche all'autonomia, e abbiamo anche qui parlato della necessità di rivedere anche il quadro istituzionale dell'intero paese, con una particolare attenzione alla nostra zona che è il Salento, che rivendica la sua autonomia ormai da troppi anni. Nel corso del convegno si è parlato anche della direzione che la Lega sta prendendo dopo aver siglato il patto di governo con il Movimento 5 Stelle. Un matrimonio forzato in cui nessuno crede perché, si è detto, l'unità del centrodestra è l'unica strada percorribile. Per quanto riguarda invece il voto sui territori, in particolare 2020, l'auspicio, mi spingo a dire la certezza, è che il centrodestra possa ritrovare la sua unità e restituire a questa regione la sua maggioranza naturale, che è una maggioranza di centrodestra.